Ma succede che le riforme non si possono fermare, ce lo chiedono i cittadini italiani, è un impegno che abbiamo assunto di fronte agli italiani che ce l'hanno riconfermato con il voto del 25 di maggio, il 41% al PD. Io credo che ci siano state ampie occasioni di confronto all'interno del Partito Democratico, la direzione, i gruppi parlamentari, la segreteria, quindi sono state assunte delle decisioni importanti sulle riforme. È giusto adesso essere compatti, uniti e andare avanti.